Oroscopo settimanale, dal 21 al 27 settembre 2020. Ariete. Amore, in questa settimana potrete dare il giusto peso alla tranquillità e al benessere vostro e del partner. Potreste aver affrontato dei periodi difficili o magari pieni di impegni che non vi hanno lasciato troppo tempo. Potrete approfittarne per prendervi un momento per voi e la vostra relazione sentimentale e godervi il rapporto di coppia in serenità. Lavoro. Vi sentite stanchi e d'altronde avete lavorato sodo. Probabilmente avreste bisogno di una pausa. Vi aiuterebbe molto a recuperare energie e voglia di fare. Toro. Amore. Questa settimana potrebbe portarvi qualche fastidio e difficoltà. Il vostro umore non sarà dei migliori. Guarderete ogni dettaglio e parecchie cose non vi andranno a genio. Se avete un partner, potrebbe non apprezzare questo modo di fare, un po' capriccioso e pesante. Attenzione, perché potreste scagliarvi proprio contro la vostra dolce metà. Lavoro. Il nervosismo di questi giorni si farà sentire pure sul posto di lavoro. Sarà meglio darsi una regolata, perché ai piani alti il vostro comportamento potrebbe comportare delle conseguenze. Occhio al modo di rapportarsi pure con i colleghi. Gemelli. Amore, non saranno giorni particolarmente entusiasmanti sul fronte amoroso. Se siete impegnati in una relazione, potrebbe essere una settimana abbastanza tranquilla. Nulla di frenetico o di differente dal solito. Forse sarete un po' troppo concentrati su altro, magari sul lavoro. Non dimenticatevi del vostro rapporto con il partner. Lavoro. In questa settimana dovrebbero arrivare delle novità abbastanza interessanti. Ci saranno opportunità su cui poter contare. Cielo interessante pure per quanto riguarda le entrate. Buone soddisfazioni. Cancro. Amore, durante questa nuova settimana di settembre avrete degli impegni che non vi consentiranno di godervi appieno l'intimità. Per fortuna, a partire da venerdì, le cose cambieranno in meglio e avrete molto più tempo. Dovrete cercare di approfittare soprattutto del weekend per pensare ai rapporti di coppia. Magari potreste organizzare qualcosa di diverso per rilassarvi un po'. Lavoro. In questi giorni gli impegni non mancheranno. Le energie saranno buone, ma i compiti non saranno diversi dal solito. È per questo motivo che potreste sentire la necessità di qualche stimolo in più. Leone. Amore, decisamente bella e leggera questa settimana in cui il vostro umore sarà buono e le energie saranno interessanti. Se avete una persona speciale al vostro fianco, potrete approfittare di queste stelle per godervi delle emozioni intense. Non ci saranno dei grandi cambiamenti in amore. Si tratterà di una settimana tranquilla, ma assolutamente non noiosa. Lavoro. Se avete cambiato il vostro percorso da poco tempo, potreste essere molto felici. C'è da considerare il fatto che potrebbero arrivare le prime gratificazioni, i primi risultati. Bene pure nuovi piani e progetti. Vergine. Amore, questa settimana potrebbe essere un po' difficile da affrontare per voi nati sotto questo segno. Bisognerà tenere sotto controllo le emozioni e cercare di non abbattersi di fronte al primo ostacolo amoroso. Per fortuna, i giorni centrali della settimana saranno un po' più positivi. Senz'altro, si potrà attendere un periodo migliore per fare dei passi importanti. Lavoro. Bisognerà impegnarsi davvero a fondo per poter concludere compiti e progetti. Con il giusto impegno, però, sarà anche possibile ottenere qualche risultato e qualche soddisfazione. Presto le cose andranno meglio. Bilancia. Amore, questa sarà una settimana molto importante per l'amore. Se siete impegnati in una relazione di coppia, potrete contare sulle buone stelle. Saranno giornate piene di passione, dolcezza e attenzione nei confronti del proprio partner. Qualche interessante novità potrebbe arrivare pure per chi ha ancora il cuore libero.
affrontate la settimana con leggerezza e tranquillità. Lavoro. In questi giorni non ci saranno grosse novità in ambito professionale. Sarete un po' distratti dalla vostra sfera intima. Dovrete impegnarvi pure sul lavoro, soprattutto se avete intenzione di realizzare i vostri sogni nel cassetto. Scorpione. Amore, essendo che vivrete, già lo anticipiamo, una buona settimana lavorativa, il vostro umore sarà sempre molto alto. Sarete sereni e malleabili e la vostra dolce metà non potrà fare a meno di apprezzare questo vostro lato così positivo e ottimista. Saranno quindi i giorni perfetti per lasciarsi andare con il partner e godersi i sentimenti di coppia. Lavoro. Già lo sapete, sul posto di lavoro tutto andrà veramente alla grande in questi giorni. Il vostro aiuto e il vostro impegno sarà veramente essenziale per il raggiungimento di determinati obiettivi. Sarete attivi e laboriosi e ai capi piacerà. Sagittario. Amore, potreste essere un po' capricciosi in questa settimana. Dovrete cercare di ragionare molto bene prima di fare o dire qualcosa, perché tutto ha una conseguenza e voi potreste pentirvene. Questo modo di fare così particolare potrebbe non portare delle buone nuove in un rapporto d'amore, quindi sarà importante fare attenzione pure ai piccoli dettagli. Lavoro. Il nervosismo, ma soprattutto l'istinto, potrebbe spingervi a prendere una decisione importante senza riflettere abbastanza. Occhio a cosa deciderete di fare, perché poi potreste rimpiangere determinate cose o situazioni. Capricorno. Amore, è probabile che avrete parecchi pensieri per la testa in questa settimana. Dubbi, timori e preoccupazioni che riguardano la vostra persona, ma pure la vostra relazione sentimentale. È anche per questo motivo che deciderete di essere più riflessivi del solito in questo periodo. Questo tipo di comportamento vi aiuterà pure in caso di decisioni da prendere e scelte da fare. Lavoro. La prudenza farà parte di voi anche sul posto di lavoro. L'attenzione sarà infatti fondamentale, ma in fondo lo è sempre per chi non vuole mai commettere errori. Un po' di premura pure al controllo dell'autostima personale. Acquario. Amore, questa si prospetta una settimana davvero complicata da vivere e pure da gestire. Probabilmente c'è qualcosa che non vi rende felici, e in amore potrebbe essere proprio un rapporto finito, oppure un rapporto che non funziona. Avete ragione a soffrire un po', visto che è da qualche tempo che non vi sentite pienamente sereni. Mai perdere la speranza e la forza. Lavoro. Ad aumentare questo senso di malinconia e agitazione generale, potrebbe esserci pure qualche mancata gratificazione lavorativa. Ci saranno degli ostacoli da affrontare, ma soprattutto da superare. Pesci. Amore, avete degli strani pensieri in testa e alcuni non vi fanno sentire molto bene. In questa settimana, in effetti, vi sentirete abbastanza confusi. Il consiglio è quello di cercare di riflettere su quello che non va e che non vi piace e di discuterne con il partner. Dovreste cercare un buon equilibrio per sentirvi meglio, ma potrete contare su delle interessanti stelle del fine settimana. Lavoro. Il senso di disordine mentale si farà strada pure sul fronte lavorativo. Forse dovreste provare a fare un po' di ordine per trovare anche delle nuove strade e concentrarvi poi sui progetti per il futuro. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.